Cari fratelli e sorelle, l'anno sacerdotale volge a termine, perciò avevo cominciato nelle ultime catechesi di parlare sui compiti essenziali del sacerdote, cioè insegnare, santificare e governare. Ho fatto queste due catechesi sul ministero della santificazione, sacramenti soprattutto, e sull'insegnamento, quindi rimane oggi il compito di parlare sulla missione del sacerdote di governare, di guidare con l'autorità di Cristo, non con la propria, la porzione del popolo di Dio che Dio gli ha affidato. Come comprendere nella cultura contemporanea una tale dimensione che implica il concetto di autorità e ha origine dal mandato stesso del Signore di pascere il suo gregge? Che cos'è realmente per noi cristiani l'autorità? Le esperienze culturali, politiche e storiche del recente passato, soprattutto le dittature in Europa dell'Est e dell'Ovest nel XX secolo, hanno reso l'uomo contemporaneo, noi tutti, sospettosi nei confronti del concetto di autorità. Un sospetto che non di rado si traduce nel sostenere come necessario l'abbandono di ogni autorità che non venga esclusivamente dagli uomini e sia ad essi sottoposta da loro controllata. Ma proprio lo sguardo sui regimi che nel secolo scorso seminarono terrore e morte ricorda con forza che l'autorità in ogni ambito, quando viene esercitata senza un riferimento al trascendente, si prescinde dall'autorità suprema che è Dio, finisce inevitabilmente per volgersi contro l'uomo. È importante allora riconoscere che l'autorità umana non è mai un fine, ma sempre e solo un mezzo e che necessariamente in ogni epoca il fine è sempre la persona, creata da Dio, con la propria intangibile dignità e chiamata a relazionarsi con il proprio Creatore nel cammino terreno dell'esistenza e nella vita eterna, e autorità esercitata nella responsabilità davanti a Dio, al Creatore. Un'autorità così intesa che abbia come unico sposo servire il vero bene della persone, ed essere trasparenza dell'unico sommo bene che è Dio, una tale autorità non solo non è estranea agli uomini, ma al contrario è un prezioso aiuto nel cammino verso la piena realizzazione in Cristo, verso la salvezza. La Chiesa è chiamata, si impegna ad esercitare questo tipo di autorità che è servizio e la esercita non a titolo proprio, ma nel nome di Gesù Cristo, che dal Padre ha ricevuto ogni potere in cielo e sulla terra. Attraverso i pastori della Chiesa, infatti, Cristo pasce il suo gregge, è Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo ama profondamente. Ma il Signore Gesù, Pastore supremo delle nostre anime, ha voluto che il Collegio Apostolico, oggi i Vescovi, in comunione con il successore di Pietro e i sacerdoti, loro più preziosi collaboratori, partecipassero a questa sua missione di prendersi cura del popolo di Dio, di essere educatori nella fede, orientando, animando e sostenendo la comunità cristiana, o come dice il Concilio, curando soprattutto che i singoli fedeli siano guidati nello Spirito Santo a vivere secondo il Vangelo la loro propria vocazione, a praticare una carità sincera e operosa e ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati. Ogni pastore quindi è il tramite attraverso il quale Cristo stesso
ama gli uomini e mediante il nostro ministero, cari sacerdoti, è attraverso di noi che il Signore raggiunge le anime, le istruisce, le custodisce, le guida. Sant'Agostino nel suo commento al Vangelo di San Giovanni dice: sia dunque impegno d'amore pascere il gregge del Signore. Questa è la suprema condotta dei ministri, la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un amore incondizionato come quello del buon pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani, delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare l'infinita misericordia di Dio con le parole rassicuranti della speranza. Se tale compito pastorale è fondato sul sacramento, tuttavia la sua efficacia non è indipendente dall'esistenza personale del presbitero. Per essere pastore secondo il cuore di Dio occorre un profondo radicamento nella viva amicizia con Cristo, non solo dell'intelligenza, ma anche della libertà e della volontà, una chiara coscienza dell'identità ricevuta nell'ordinazione sacerdotale, una disponibilità incondizionata a condurre il gregge affidato là dove il Signore vuole e non nella direzione che apparentemente sembra più conveniente o più facile. Ciò richiede anzitutto la continua e progressiva disponibilità a lasciare che Cristo stesso governi l'esistenza sacerdotale dei presbiteri. Infatti, nessuno è realmente capace di pascere il gregge di Cristo se non vive una profonda e reale obbedienza a Cristo e alla Chiesa, e la stessa docilità del popolo e sui sacerdoti dipende dalla docilità dei sacerdoti verso Cristo. Per questo alla base del ministero pastorale c'è sempre l'incontro personale e costante con il Signore, la conoscenza profonda di Lui, il conformare la propria volontà alla volontà di Cristo. Negli ultimi decenni si è utilizzato spesso l'aggettivo pastorale quasi in opposizione al concetto di gerarchico, così come nella medesima contrapposizione è stata interpretata anche l'idea di comunione. E forse questo è il punto dove può essere utile una breve osservazione sulla parola gerarchia, che è la designazione tradizionale della struttura di autorità sacramentale nella Chiesa, ordinata secondo i tre livelli del sacramento dell'ordine: episcopato, presbiterato, diaconato. Nell'opinione pubblica prevale per questa realtà gerarchia l'elemento di subordinazione e l'elemento giuridico, perciò a molti l'idea di gerarchia appare in contrasto con la flessibilità e la vitalità del senso pastorale e anche contraria all'umiltà del Vangelo. Ma questo è un malinteso del senso della gerarchia, storicamente anche causato da abusi di autorità e da carrierismo, che sono abusi e non seguono dall'essere stesso della realtà gerarchia. Ma l'opinione comune è gerarchia sarebbe qualcosa di giuridico e di dominio e così non corrispondente al vero senso della Chiesa, dell'unità, dell'amore di Cristo. Ma come detto, questa è una interpretazione sbagliata che ha origine in abusi della storia, ma non risponde al vero significato di questo che è la gerarchia. E cominciamo già con la parola. Generalmente si dice il significato della parola gerarchia sarebbe
sacro dominio, ma il vero significato non è questo, ma il vero significato è sacra origine, quindi che viene non da noi, ma è un'autorità che viene da un altro, che origine nel sacro, nel sacramento, sottomette quindi la persona alla vocazione di Cristo, al mistero di Cristo, fa lo singolo servitore di Cristo, e solo in quanto servo da Cristo può governare, guidare per Cristo e con Cristo. Perciò che entra nel sacro ordine del sacramento, la gerarchia, non è un autocrate, ma entra in un legame nuovo di obbedienza a Cristo, è legato a Cristo in comunione con gli altri membri del sacro ordine del sacerdozio. E anche il Papa, punto di riferimento di tutti gli altri pastori e della comunione della Chiesa, non può fare quanto vuole. Al contrario, il Papa è custode dell'obbedienza a Cristo, alla sua parola riletta nella regola fide nel credo della Chiesa, e deve precedere nell'obbedienza a Cristo e alla sua Chiesa. Gerarchia implica quindi un triplice legame, quello innanzitutto con Cristo e l'ordine del Signore per la sua Chiesa, il legame con gli altri pastori nella unica comunione della Chiesa, e finalmente il legame con i fedeli al singolo affidati nell'ordine della Chiesa. Quindi così si capisce, penso, che comunione e gerarchia non sono contrari l'uno all'altra, ma si condizionano, sono insieme solo una cosa. Il pastore è quindi tale proprio guidando e custodendo il gregge e talora impedendo che esso si dispenda, si disperde. Al di fuori di una visione chiaramente ed esplicitamente soprannaturale, non è comprensibile il compito di governare proprio dei sacerdoti. Ecco, invece, sostenuto dal vero amore per la salvezza di ciascun fedele, è particolarmente prezioso e necessario anche nel nostro tempo. Se il fine è portare l'annuncio di Cristo e condurre gli uomini all'incontro salvifico con Cristo perché abbiano la vita, il compito di guidare si configura come un servizio vissuto in una donazione totale per l'edificazione del gregge nella verità e nella santità, spesso andando controcorrente e ricordando che chi è il più grande si deve fare come il più piccolo e colui che governa come colui che serve. Dove può attingere oggi un sacerdote la forza per questo esercizio del proprio ministero? Nella piena fedeltà a Cristo, alla Chiesa, con una dedizione totale, a Grecia? La risposta è una sola: in Cristo Signore. Il modo di governare di Gesù non è quello di dominio, ma è l'umile ed amoroso servizio della lavanda dei piedi, e la regalità di Cristo sull'universo non è un trionfo terreno, ma trova il suo culmine sul legno della croce, che diventa giudizio per il mondo e punto di riferimento per l'esercizio dell'autorità, che sia vera espressione della carità pastorale. I santi, tra essi San Giovanni Maria Vianney, hanno esercitato con amore e dedizione il compito di curare la porzione del popolo di Dio loro affidata, mostrando anche questi uomini forti e determinati, con l'unico obiettivo di promuovere il vero bene delle anime, capaci di pagare di persona fino al martirio per rimanere fedeli alla verità e alla giustizia del Vangelo. Parlo adesso ai sacerdoti pascete, dice San Pietro, il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri,
facendovi modelli dei greci. Dunque non abbiate paura di guidare a Cristo ciascuno dei fratelli che gli vi ha affidati, sicuri che ogni parola ed ogni atteggiamento, se discendono dall'obbedienza alla volontà di Dio, porteranno frutto. Sappiate vivere apprezzando i pregi e riconoscendo i limiti della cultura in cui siamo inseriti, con la ferma certezza che l'annuncio del Vangelo è il maggiore servizio che si può fare all'uomo. Non c'è infatti bene più grande in questa vita terrena che condurre gli uomini a Dio, risvegliare la fede, sollevare l'uomo dall'inerzia e dalla disperazione, dare la speranza che Dio è vicino e guida la storia personale e del mondo. Questo in definitivo è il senso profondo ed ultimo del compito di governare che il Signore ci ha affidato. Si tratta di formare Cristo nei credenti attraverso quel processo di santificazione che è conversione dei criteri, della scala di valori, degli atteggiamenti, per lasciare che Cristo viva in ogni fedele. San Paolo così riassume la sua azione pastorale: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Cari fratelli e sorelle, vorrei invitarvi a pregare per me, successore di Pietro, che uno specifico compito nel governare la Chiesa di Cristo, come pure per tutti i vostri vescovi e sacerdoti. Pregate perché sappiamo prenderci cura di tutte le pecore, anche quelle smarrite, del greci a noi affidato. E a voi, cari sacerdoti, rivolgo il cordiale invito alle celebrazioni conclusive dell'anno sacerdotale il prossimo 9, 10, 11 giugno qui a Roma. Mediteremo sulla conversione e sulla missione, sul dono dello Spirito Santo e sul rapporto con Maria Santissima, e rinnoveremo le nostre promesse sacerdotali sostenuti da tutto il popolo di Dio. Grazie.